Turismo ed enogastronomia in Costiera Amalfitana alla scoperta dei prodotti più rappresentativi di questa terra. L'inviata è Felicita Pistilli. È la porta d'ingresso della Costiera Amalfitana a Vietri, il paese della ceramica. Qui gli artigiani con le loro opere raccontano l'identità di un territorio che ha i limoni come stemma. Disegnano il panorama fino a Positano, qualità sfusato. Molto grande perché è un frutto che ha più di 200 grammi di peso e poi la buccia è un po' ondulata. Questa è una pianta che ha conservato le caratteristiche dello sfusato amalfitano che esisteva 300 anni fa sul nostro territorio. Una coltivazione antica iniziata già con i romani che ha cambiato la fisionomia dei luoghi, diventati una geometria perfetta di terrazzamenti a picco sul mare. Cartolina unica, meta da tutto esaurito in estate, la costiera con i suoi 300 ettari di limoneti è patrimonio UNESCO. La coltivazione non è mai cambiata, il prodotto si produce a mano così come è nato da in mano ai nostri genitori. Su questi terreni strappati nei secoli alla montagna non entrano macchinari. Qui ogni anno si raccolgono 2 milioni di chili di limoni a marchio IGP. Ritrovando dai nostri avi, diciamo, in costiera Amalfitana e Sorrentino, limoncello c'è qua. L'oro della costiera ovviamente caratterizza la gastronomia locale, dai limoni caramellati alle marmellate ai liquori. I laboratori organizzano anche visite guidate per i turisti, perché questo è anche il souvenir più famoso.